partenza della seconda gara dell'Euro Formula Open a Spa-Francorchamps con Nikita Trojinski che non parte al meglio e si vede subito sopravanzare da Ameya Vaidyanathan. Anche Yannes Pitti dalla seconda piazza si fa scavalcare quasi da Scott all'esterno della Source. L'uscita da parte di Florescu nella parte centrale e il recupero progressivo da parte di Scott dalla sesta posizione che lo porterà al podio virtuale. Qui il sorpasso all'esterno di Blanchimont su Fittier, tedesco di Casaforte, che non è riuscito a mantenere la prima fila, la seconda posizione in partenza. Scott si prende così la sua piazza andando all'inseguimento. Il contatto che è valso l'uscita per Ameya Vaidyanathan da leader a quarto, recupererà poi il pilota indiano con Delvin De Francesco che va a condurre la corsa fino poi all'arrivo di Harrison Scott. Il contatto tra Karkozic e Cardoso che chiama l'ingresso della vettura di sicurezza. Alla ripartenza il testa coda di Lodovico Laurini con Harrison Scott che aveva preso la leadership della corsa andando così a conquistare la terza vittoria in quattro gare, aumentando la sua leadership di campionato. Un successo clamoroso per l'RP Motorsport che festeggia così la vittoria in rimonta dalla sesta piazzola in griglia. Seconda posizione per Delvin De Francesco, miglior rookie, e Thiago Vivacqua.